a tutti cari amici di The AUG Game e di worldofwrestling.it. Qui è sempre Jack in compagnia di Peppino per il Jack e Peppino ditelo a noi. Devo purtroppo dire ancora ai ragazzi, non commentate sotto questo video, ma dovete commentare sotto all'ultimo del mese, solo quello dell'ultimo del mese, ragazzi. Ci abbiamo ricevuto un sacco di commenti ancora nel titolo noi di settimana scorsa, ragazzi. Quindi, no, andatevi a vedere il video che abbiamo fatto che spiega le uscite dei video, anche perché se continuate a commentare ancora anche adesso, cioè, praticamente siete svantaggiati, perché qua ci sono solo i primi. Abbiamo detto i primi, no, 90, ma... e sì, più aspettate col commento e più avrete meno possibilità. Quindi... sì, ma a parte loro proprio commentano sotto il titolo noi, che proprio non c'entra nulla. Quindi quei commenti lì proprio sono, come si dice, inutili. Buttati. Sono buttati. Aria al vento, commenti. Aria al vento. Sì, ma guarda, sono, non poetico. Consumate le dita per scrivere. Non consumate le dita per la tastiera commentare. Poi si rovina. Consumatevele. Quindi... per qualcos'altro. Esatto. Non per queste... Vabbè, diamo l'estrazione che l'ultima volta è durato tanto il match. Quindi... è vero. Vabbè, vai. Pesca. Ok. Devi farlo leggere a me il numero. Ah, scusa. Una cosa faccio. Passa l'urna. Salta 29. Fallo vedere, va bene. Ma tanto non si vede perché ho visto che anche l'altra volta. Sì, perché abbiamo una qualità della nostra telecamera che è molto buona. Andiamo a vedere. Io 29. Mi permetto di andare a vedere qui. Tanto io lo rimetto sul dentro. Sul computer il numero 29. Che mi sono perso. Io lo rimetto dentro, si vede. Sì, lo rimetto dentro. 29 è quello qui, lo facciamo leggere, zoomalo. Lo facciamo leggere a Peppino. Perché non vedo un... sì, adesso. Eccolo qua. Ah, così lo vedi anche tu, eh? Il nostro... io lo vedevo già piccolo, poi Andrea Riva. Salutiamo Andrea. Ciao. Grazie per aver commentato sotto il video giusto e non sotto gli altri. Perfetto. E vuole l'Elimination Chamber Match. Bray Wyatt. John Cena, Undertaker, Stone Cold, Rusev e Cesaro. Mamma mia! Arena Elimination Chamber. Ci ha messo dentro un po' di gente, un bel po' di gente. Te li ricordi? Bray Wyatt, no, John Cena. Lascialo lì, intanto tu vai a... guarda, facciamo così, tac, ci vediamo un po' e un po' no. Allora, 6 men Elimination Chamber, eccolo qua, normale. Normale, sì. Esatto. E questo qui mi sa che durerà. E vai con Bray Wyatt. Mi sa che durerà un po', eh. John Cena, va bene, anche John Cena andrà bene. Lo lasciamo qua, John Cena. Bray Wyatt, sopra. Bray Wyatt, sopra. Eccolo qua. Undertaker. The Undertaker. È la prima volta che lo vediamo, eh. Stone Cold. Nel senso, ah, sì. Stone Cold. Rusev o Rusev, come si dice? No, si dice Rusev. Rusev. che è... non c'è. No, come non c'è? l'abbiamo fatto un altro gioco. R è Rusev. Sì, gli amici casi lo vedono a casi? No, a casa. Devi andare sulla R. Quindi è la riga sotto. Eccolo qua. Anche tu. Mamma mia. Rusev e l'altro è Cesaro. Cesaro, almeno uno decente ce lo mettiamo. Perché gli altri fanno cagare tutti, no? Era per l'unico decente è Cesaro adesso. Guarda, ovviamente che... l'Arena Elimination Chamber. Ma che brutta faccia che c'ha Stone Cold. Dove? Guarda che ghigno. È un po' schifato. C'è un ghigno malefico. Per l'inizio match picca iniziamo. Mentre Undertaker invece c'è un ghigno. Solito ghigno. No? Cioè... no, sembra un po' più giovane forse. Oh my god. Ah già, adesso ritorno. Ma quello lì non ho ancora capito se è Batista o Randy Orton. È Randy Orton, perché c'ha la c'ha le maniche. C'ha una barba veramente folta qui in WWE 2K. Perché Batista c'ha la barba. E inizia subito, Rusev. Posso? Contro... ah, adesso sento, ma... anch'io devo dire che sono un po'... oh, là.
Polano, sì. Bisogna muoversi. E sono partiti. E sono partiti la prima volta che vediamo Rusev. Vediamo se anche qui nel gioco. Rusev contro Bray Wyatt. Bray Wyatt. Esatto. Guarda l'Undertaker che si scalda là sopra. Eh sì. Anche un Undertaker con questa cresta molto evidente. Eh sì, alla Pie Baracus. Noi ragazzi li stiamo ancora scoprendo i personaggi perché, come sapete... Peccato che non abbiamo visto le entrate, però vabbè. Eh beh, perché le entrate appunto non ce le fanno vedere perché sì, entrano dalle celle. Dalle celle. Però i primi due potevano farcele vedere, le entrate dei primi due. No. E invece hanno... E intanto... Arriva l'Undertaker, eh? Preparatevi. Arriva l'Under. Secondo Peppino, 3. È la bomba, è questa. Arriva l'Under. 1. Guarda. Stone Cold Steve Austin. E invece no. Intanto mi scuso per l'ultimo video che c'è stato un mio errore durante il montaggio. E il nostro commento era fuori sincro il video, purtroppo. Non so cosa è successo. Mi fanno incavolare queste cose qua quando succedono. Quindi... è che ti incavoli, hai sbagliato tu? Sì, appunto, è che ci metti delle ore a caricarlo su YouTube e poi scopri alla fine che è sbagliato. Immagini te quanto mi fa incavolare questa cosa. E però, intanto qua... ragazzi, non posso toglierlo e ricaricarlo perché ci metto ore a renderizzarlo e in più a caricarlo su YouTube, quindi è veramente... Non è Undertaker. Impegnativo. Non è Undertaker. È John Cena. 5, 4, 3, 2, è John 2, Cena. Ormai l'Under arriva ultimo. Cesaro in arrivo. Eccolo lì. Ah, la miseria. Ho già capito, l'Under anche è... se preferivo entrasse dopo così. L'Under è ultimo. E anche... è stato uno degli ultimi Elimination Chamber, sì, che c'era l'Undertaker e John Cena anche, che aveva vinto anche. Vediamo John però, Cena. Era il gioco quello vecchio, quindi... aveva vinto John Cena, mi pare, no? Yeah, o Undertaker. Aveva vinto Brock Lesnar, aveva vinto. Aveva vinto Brock Lesnar, sì. Ah, ha vinto Brock Lesnar. Sicuro. E vabbè, a proposito... vediamo questo Cesaro che se la prende, se le prende come sempre, come sta facendo ormai ultimamente. Ormai lo stanno facendo. Ma io ragazzi, veramente abbiamo appena visto SmackDown. Tutte le volte che mi perde Cesaro ci sto male, perché me lo fai perdere addirittura contro la registrazione di SmackDown. Concordo, perché esatto, sennò poi loro dicono: ma come fate a guardare, dove avete visto SmackDown di lunedì? Abbiamo registrato, esatto, perché non riusciamo a guardarlo venerdì, ce lo registriamo. Perché venerdì dobbiamo andare a ubriacarci. Ce lo registriamo e il lunedì ce lo guardiamo, esatto, quando possiamo. Quando possiamo, perché oggi sinceramente è stato... ci teniamo di più a guardare Raw che SmackDown, però oggi abbiamo guardato SmackDown, perché... E comunque Cesaro sta incassando ancora sconfitte. Ma a quanto pare lo metteranno nel team Authority, perché Kane... ma anche Kane però sta cercando di tirare dalla sua parte Ryback, perché a Raw appunto vedremo Ryback contro John Cena. Eh sì. Però non so. Mamma mia, pugni violentissimi di Rusev. Te l'ho detto che l'Undertaker era ultimo. Eh sì. 5, 4, adesso di sicuro 3, lampeggiano 2, le luci, sì, a farci un po' di spavento. Mamma mia. E entrando. Senti il pubblico? Per l'Under? Sì. Rusev l'ha guardato già male. Diciamo che l'Undertaker qui su ring è quello che fa più paura. No, sai che vedere spaccalesta Rusev contro Undertaker sarebbe una... ma ormai l'Undertaker ormai niente, non lo vedremo più. Esatto. E quale coppie sono formate? Stavo dicendo, perché Cesaro sta subendo tutte queste sconfitte? Guarda Cesaro con l'Under. Mamma mia, devastante. Ah, perché gira voce che Cesaro abbia detto che ancora il mese scorso abbia detto che è stufo di guardare sempre John Cena contro Randy Orton. E praticamente la WWE l'ha punito perché ha detto questa cosa. E quindi da quando appunto ha detto questa cosa qui sta perdendo ogni match. È vero, perché
perché si sa ormai che la WWE è un regime di dittatura. Esatto. Se fai qualcosa che non garba al nasone o alla moglie, vieni basta, vieni così massacrato e ti stanno addosso a vita. Perché in WWE non puoi dire quello che pensi. No. Cosa purtroppo dobbiamo capire, perché alla fine può comandano loro. E infatti vedi che a Raw è arrivato anche il vecchiaccio malefico. Abbiamo visto il vecchiaccio a Raw che ha messo questa bella stipulazione, perché mi sa che vuole riprendere il comando lui. Ma vediamo, vediamo, perché no, perché se hai notato, cioè hanno fatto vedere li ha guardati un po' male quando ha fatto la... Perché non è contento di del prodotto. Non li ha trattati molto bene, specialmente Triple H. Che quando vede che... Io ho visto qualcosina che ha detto nei filmati, gli diceva buona fortuna. Quando gli ha detto no, ma ve la caverete, buona fortuna. E poi guardava Triple H come per dire... Quella che avrete stoppato e ciuffoli a casa tutti. Sapeva già che per me c'è sotto qualcosa. Vabbè, Triple H sa già che è in difficoltà, perché adesso come adesso l'Authority si sta... i conteggi non li ho messi. Ma per me, come al solito. Esatto. Per me il vecchiaccio malefico sta col Team Cena. Che ti faccio notare? Sì, sì, che... attenzione! Non mi ricordo mai il nome. Undertaker si è preso la finisher. Aia. Guarda la Sister Abigail, Uno. Comunque volevo farti notare. Solo conto di uno l'Undertaker. Che il buon caro vecchiaccio malefico McMahon ha una tal simpatia per Cena che l'ha sempre dimostrata in ogni evento che partecipava. Quindi John Cena è il preferito rispetto al team dell'Authority. E quindi mi sa e che... intanto Rusev appende sulle corde il mio preferito Cesaro e lo riempie di ginocchiate e poi lo ribalta. Mamma mia, che un macello incredibile. E restano in piedi, ecco, adesso si alza. Leg drop di Undertaker su Stone Cold. Comunque ho notato che i match durano di più, qua in questo sono più WWE 2K15, sono più intensi. A differenza del capitolo passato. Capitolo passato. Sì, il 2. Mamma mia, il che 14. Che poesia in movimento qua. Olografico, ragazzi. E dura di più. E forse da adesso ci toccherà fare come esperienza match normale. No, perché durano troppo, poi io ci metto tanto a caricare questi video e gli amici a casa sì, non vedono durano in ritardo. Perché ci escono tutti incontri così, ma se fai un incontro uno contro uno alla fine uno contro uno sì, perché l'avevamo provato anche con Bray Wyatt e Bo Dallas. Quello sì, roll up di John Cena su Rusev. Prima o poi vedremo questo John Cena contro Rusev, perché speriamo. È da un po' che lo stanno. A proposito di Rusev, ha vinto il titolo degli Stati Uniti, ragazzi. Ma si può, ma che controsenso è? Uno. Titolo degli Stati Uniti vince un russo, ma porca. Sì, ma l'ha fatto solo per aumentare il suo livello d'odio verso verso i adesso chi sarà il prossimo che verrà a riportare il titolo in casa agli Stati Uniti? Mamma mia, calzone di Rusev. Prossimo che porterà il titolo in casa? Non lo so, forse uno. Perché si vocifera che John Cena deve iniziare questa rivalità e ricomincia con la gavetta dal titolo minore. Esatto, mamma mia. Sto pensando. No, Cesaro mi cede con una master. Cesaro mi cede e quindi dicevo John Cena l'eterno ritorna... secondo esatto e dicevo John Cena torna ai vecchi tempi quando era il vecchio The Marine, esatto, il vecchio Toganame, esatto, che va a puntare al titolo degli Stati Uniti per l'onore della patria, perché no, sappiamo ma quanto che... John Cena sia patriottico. Ma più che John Cena andare contro Rusev, sarà Rusev andare contro John Cena contro cambia Rusev. Poco. Lo so, perché si vocifera che Rusev interferirà. Scusami, ogni tanto. 2 e 3? E sì, con una Tombstone, Undertaker elimina Stone Cold Steve Austin.
Quindi Rusev interferirà nel match tra John Cena e Brock Lesnar, che ancora non si sa quando si disputerà, ragazzi. Si pensa a Royal Rumble, ma alcuni dicono addirittura TLC. Ma ancora non si sa. Testata galattica, mi sembrava un delfino, Rusev. Guardalo. Un delfino. Definire a Rusev un delfino, cioè, è un tricheco più un delfino. Guarda che è quello che vuoi. Comunque l'Undertaker si è preso due testate intanto. Vabbè. Ma non da un delfino, dai. Comunque guarda che coppie che abbiamo detto, ragazzi. Undertaker e John Cena, che rappresentano la storia della federazione, e Rusev e Bray Wyatt, che rappresentano invece il futuro ancora imbattuto. Perché Rusev spettacolo, ragazzi. Mamma mia, Rusev è un piacere guardarlo, eh. Uno. Sì, Ma Lana non l'abbiamo vista. Lana è il piacere guardarlo. Lana, che non c'è. Sarà sotto il ring. Sì, a fare cosa sotto il ring? Non lo so. Aspettare. Va bene, lascia perdere. Intanto c'è una sottomissione, un assistere Big Gale di Bray Wyatt che tenta lo schieramento 21-1. Toglietevi il cartello davanti, per piacere. Mamma mia, si salva John Cena. Oh, l'ha tolto. Perché vedere 21-1 non è che mi... Comeback di John Cena. Va un roll up. Mamma mia, come lo chiude. Uno. Conta sempre dopo 3 ore. Infatti solo conto di uno. Hai notato? Ho notato che il gioco nuovo, hanno messo già anche i cartelli con la scritta 21-1, che prima non c'erano. Sì, almeno My Brock perché ha fatto il suo dovere. Culatta non si dice. Dice John Cena se ne va, eh. Ancata, non la culatta. Però c'è una cosa fatta rara, col culo. È una mossa fatta col culo. Esatto. È una cosa rara che John Cena ha perso così velocemente. Perché di solito e vincerà lui, l'Under, mi sa, qui. Perché. No, perché Rusev lo vedo bene. È entrato per primo e anche Bray Wyatt. Rusev e Bray Wyatt sono i primi due che sono partiti ancora dentro. È vero. Però l'Undertaker li sta annientando, Però, cosa fa? Si lancia come un delfino. Vedere, è ancora così delfini, te? Non sa la moia. Tenta questa sottomissione, ma il re delle sottomissioni non perde così. Figurati. Colui che ha una. Colui che sottomette. Sottomette chiunque. Guardali in due. Adesso se lo passano un po'. Un'alleanza temporanea tra Undertaker molto e Rusev. Temporanea perché. Guardiamo, adesso si menano di sicuro. Mamma mia, guardate che qualità. Guarda che backbreaker, uno spaccaschiena. Uno spacca Wyatt, perché si prendono il nome del personaggio. Di quello del che viene spaccato. Esatto. Vediamo cosa succede adesso. Undertaker tenta ancora una sottomissione, fagliela fare a Rusev piuttosto, che è più bravo. No, Rusev non c'ha voglia oggi, perché cede. È rimasto Rusev contro di Undertaker. Jobslam, attenzione. La prende. Wyatt non esce, attenzione. Undertaker entra per ultimo. 1-2, la bella vita. Undertaker... No, si salva Rusev. Vai Rusev, io tipo per Rusev. No, io no. No, una Tombstone in arrivo. Adesso basta, è Tombstone in arrivo. È andato. Ciao Russo. Ragazzi, un Undertaker. Tornatene da dove sei venuto. Uno. La lingua dov'è? Non la usa. 3. La lingua non ce l'ha, ma è inutile. Ah, esatto. Sembra giusto. È lì. E vince. E non è neanche durato tanto. Dai. È vero, hai ragione. Undertaker devastante comunque, eh. Comunque, ragazzi, intanto ringraziamo Redbox per i splendidi. Ringraziamo Redbox momento, sì, che ci fa vedere questi splendidi replay. E comunque, ragazzi, tanti che bello criticavano la musica dell'Undertaker. Tanti criticavano e criticano ancora adesso i punteggi dati ai wrestler. Però sto notando che i match sono più combattuti nonostante questo. John Cena l'abbiamo visto adesso perdere.
che nel 2K14 vinceva sempre. Non perdeva mai. Esatto, quindi nonostante i punteggi un po' messi a caso, i match sembrano più belli. Eh sì. Sono più commentabili. Rapatissimo è questo. Rapatissimo? No, no. Perché ci ha visto l'Anna? No, ho detto rapatissimo. Ha tirato a lucido come il culo di un bambino. Ma ascolta, come il culo del delfino più che altro. Visto che ormai abbiamo il tema di delfino. Il culo del delfino, la testa del delfino, perché la testa del delfino è bella lucida. È una testa di delfino. Il culo del delfino. Adesso la prossima volta che dovrò insultare qualcuno gli darò dal testa di delfino. Esatto. Okay. Soprattutto a Seth Rollins. Tonno insuperabile. Tonno, vabbè. E intanto usciamo da qui. Famoso... Undertaker indica come sempre, perché mi raccomando. Il delfino. E comunque stiamo notando più andiamo avanti che di cambiamenti non sono stati. Ah, no, si tanti, parlava prima di delfini. No, no, i cambiamenti sono un po' pochi. Però. Bene, se va bene. La musica ha i suoi. Cioè i suoi, dipende dalle. Ci abbiamo il DJ segnali. Che è un testa di delfino. Esatto, noi vi ricordiamo. Saremo a Milano venerdì, esatto. Questo venerdì, per vedere venite a trovarci il John Cena, ci che beviamo penso... un caffè, ci mangiamo un kebab insieme, non lo so. Esatto. Venite a farci. A proposito, facciamo due parole. Mangiamo là o mangiamo prima di partire? Ci metteremo d'accordo non adesso nel video, no? Esatto. Vuoi mangiare là, mangiamo là insieme a loro. Ci offrono esatto. Un kebab a Milano al Forum di Assago. Esatto. Ci sarà John Cena, Seth Rollins, Rusev e Big Show. Per adesso questi qui sono quelli quattro annunciati. Poi a un giorno da giovedì penso sapremo bene. A un giorno da sì, giovedì. A un giorno dall'evento, dall'evento. Giovedì appunto sapremo bene chi ci sarà. Noi, voi non noi so. Ci saremo di sicuro. No, poi. Dico noi lo sapremo. Noi lo sa- voi non no, lo nel senso escono le notizie comunque sui siti. Ah, anche. Sì, beh. Esatto, cioè non è un problema. Comunque... la mossa del delfino. Esatto. Il balletto, hai visto Xavier Woods? Non mi veniva la... No, chiudiamo. Xavier Woods che perché ritorna in questa nuova... è talmente bravo a fare a lottare che adesso canta. Ma, non è, ma dicono che non è Xavier Woods. Ma perché è qualcun altro. C'hanno le cataratte ultimamente Luca e Michele. Luca e Michele? Ciao Luca. Vabbè. Ciao Michele. Io vi ricordo, se state guardando il video da worldofwrestling.it, cliccate l'iconcina YouTube che vi manda su YouTube in modo da poter commentare, mettere mi piace e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ogni riferimento probabilmente è casuale. Settimana prossima, ragazzi, ci sarà il pre-show, quindi niente, ditelo a noi perché tra poco ci sarà Survivor Series. È un presidio medico chirurgico, tenere lontano dalla portata di bambini, leggere il foglietto illustrativo. Attentamente. Trovate in farmacia. E una cosa che dovevo dirti che adesso. Ecco, vedi, parli veloce e poi. Ma perché mi hai intromesso? Mi hai intromesso! Mi hai bloccato tu, vabbè. Veloce come un delfino. Mi hai che sguazza fuori dall'acqua. Appunto. In pre-show andremo a simulare i match che vedremo a Survivor Series 2, dei match più importanti. Non quello a squadre, di sicuro, ecco. Che è quello più importante, ma sti pirloni del gioco non hanno la stipulazione a 5, che te devi fa'? Ci, tocca attaccarci e tirare. Ci tocca attaccarci e... Mamma basta. Mia! Noi ci vediamo alla prossima. Facciamo ciao, un match a... ciao. È colpa dei delfini. Via la riga sotto. Eccolo qua. Anche tu. Mamma mia. Rusev e l'altro e Cesaro. Cesaro almeno uno decente. Ce lo mettiamo. Perché gli altri fanno cagare tutti, no? Era per l'unico decente è Cesaro adesso. Guarda ovviamente che... l'arena Elimination Chamber. Ma che brutta faccia che c'ha Stone Cold. Dove? Guarda che ghigno. È un po' schifato. C'è un ghigno malefico. Per l'inizio match IPK iniziamo. Mentre Undertaker invece c'è un ghigno. Il solito ghigno. No? Cioè... No, sembra un po' più giovane forse. Oh my god. Ah già,
adesso ritorno. Ma quello lì non ho ancora capito se è Batista o Randy Orton. È Randy Orton perché c'ha la maniche. Ha una barba veramente folta qui in WWE 2K. Perché Batista c'ha la barba. E inizia subito Rusev contro... Ah, adesso sento, ma... anch'io devo dire che sono un po'... Ora bisogna muoversi. E sono partiti. E sono partiti la prima volta che vediamo Rusev. Vediamo se anche qui nel gioco. Rusev contro Bray Wyatt. Bray Wyatt. Esatto. Guarda l'Undertaker che si scalda là sopra. Eh sì, anche un Undertaker con questa cresta molto evidente. Eh sì, alla Pie Baracus. Noi ragazzi li stiamo ancora scoprendo i personaggi perché, come sapete... Peccato che non abbiamo visto le entrate, però vabbè. Eh beh, perché le entrate appunto non ce le fanno vedere perché sì, entrano dalle celle. Dalle celle. Però i primi due potevano farcele vedere, le entrate dei primi due. No. E invece hanno... E intanto... Arriva l'Undertaker, Preparatevi. Arriva l'Under. Secondo Peppino, 3. È la bomba, due, è questa, arriva l'Under. 1. Guarda. Stone Cold Steve Austin. E invece no. Intanto mi scuso per l'ultimo video che c'è stato un mio errore durante il montaggio e il nostro commento era fuori sincro il video, purtroppo. Non so cosa è successo. Mi fanno incavolare queste cose qua quando succedono. Quindi, è che ti incavoli, hai sbagliato tu? Sì, appunto, è che ci metti delle ore a caricarlo su YouTube e poi scopri alla fine che è sbagliato. Immagini te quanto mi fa incavolare questa cosa. E però, intanto qua, ragazzi, non posso toglierlo e ricaricarlo perché ci metto ore a renderizzarlo e in più a caricarlo su YouTube, quindi è veramente... Non è Undertaker. Impegnativo. Non è Undertaker. È John Cena. 5, 4, 3, 2, 1. È John Cena. Ormai l'Under arriva ultimo. Cesaro in arrivo. Eccolo lì. Alla miseria. Ho già capito, l'Under... Anche se preferivo entrasse dopo così. L'Under è ultimo. E anche... È stato uno degli ultimi Elimination Chamber, sì, che c'era Undertaker e John Cena anche, che aveva vinto. Vediamo, però era il gioco quello vecchio, quindi aveva vinto John Cena, mi pare, no? Yeah, o Undertaker. Aveva vinto Brock Lesnar, sì. Ah, ha vinto Brock Lesnar. Sicuro. E vabbè, a proposito, vediamo questo Cesaro che se la prende, le prende come sempre, come sta facendo ultimamente. Ormai lo stanno facendo. Ma io, ragazzi, veramente abbiamo appena visto SmackDown. Tutte le volte che mi perde Cesaro ci sto male, perché me lo fai perdere addirittura contro la registrazione di SmackDown, concordo, perché esatto, sennò poi loro dicono: ma come fate a guardare, dove avete visto SmackDown di lunedì? Abbiamo registrato, esatto, perché non riusciamo a guardarlo venerdì, ce lo registriamo. Perché venerdì dobbiamo andare a ubriacarci. Ce lo registriamo e il lunedì ce lo guardiamo, esatto, quando possiamo. Quando possiamo, perché oggi sinceramente è stato... ci teniamo di più a guardare Raw che SmackDown, però oggi abbiamo guardato SmackDown, perché... E comunque Cesaro sta incassando ancora sconfitte. Ma a quanto pare lo metteranno nel team Authority, perché Kane... Ma anche Kane però sta cercando di tirare dalla sua parte Ryback, perché a Raw appunto vedremo Ryback contro John Cena. Eh sì. Però non so. Mamma mia, pugni violentissimi di Rusev. Te l'ho detto che l'Undertaker era ultimo. Eh sì. 5, 4, adesso di sicuro 3, lampeggiano 2, le luci, sì, a farci un po' di spavento. Mamma mia. E entrando. Senti il pubblico? Per l'Under? Eh sì. E Rusev l'ha guardato già male. Diciamo che l'Undertaker qui su ring è quello che fa più paura. Sai che vedere Rusev contro Undertaker sarebbe male. Ma ormai l'Undertaker... Ormai niente, non lo vedremo più. Esatto. E... Quale coppie sono formate? Stavo dicendo, perché Cesaro sta subendo tutte queste sconfitte? Guarda Cesaro con l'Under! Mamma mia, devastante. Ah. Perché gira voce che Cesaro abbia detto che ancora il mese scorso
abbia detto che è stufo di guardare sempre John Cena contro Randy Orton. E praticamente la WWE l'ha punito perché ha detto questa cosa. E quindi da quando appunto ha detto questa cosa qui sta perdendo ogni match. È vero, perché? Perché si sa ormai che la WWE è un regime di dittatura. Esatto. Se fai qualcosa che non garba al nasone o alla moglie, vieni punito, vieni così massacrato e ti stanno addosso a vita. Perché in WWE non puoi dire quello che pensi. No. Cosa purtroppo dobbiamo capire, perché alla fine comandano loro. E infatti vedi che a Raw è arrivato anche il vecchiaccio malefico. Abbiamo visto il vecchiaccio a Raw che ha messo questa bella stipulazione, perché mi sa che vuole riprendere il comando lui. Ma vediamo perché. No, perché se hai notato, cioè hanno fatto vedere, li ha guardati un po' male quando ha fatto la... Perché non è contento di del prodotto. Li ha trattati molto bene, specialmente Triple H. Che quando vede che... Io ho visto qualcosina che ha detto nei filmati, gli diceva buona fortuna. Quando gli ha detto no, ma ve la caverete, buona fortuna. E poi guardava Triple H per dire ve la caverete, stoppardo e ciuffoli a casa tutti. Sapeva già che per me c'è sotto qualcosa. Vabbè, Triple H sa già che è in difficoltà, perché adesso come adesso l'Authority si sta... i conteggi non li ho messi. Ma per me... Come al solito. Esatto. Per me il vecchiaccio malefico sta col team Cena. Che ti faccio notare? Sì, sì. Che... attenzione. Non mi ricordo mai il nome. Undertaker si è preso la finisher. Aia. Guarda la Cena. Sister Abigail, Sister Abigail. Uno. Comunque volevo farti notare. Solo conto di uno l'Undertaker. Che il buon caro vecchiaccio malefico McMahon ha una tal simpatia per Cena che l'ha sempre dimostrata in ogni evento che partecipava. Quindi John Cena è il preferito rispetto al team dell'Authority. E quindi mi sa che... E intanto Rusev appende sulle corde il mio preferito Cesaro e lo riempie di ginocchiate e poi lo ribalta. Mamma mia, che un macello incredibile. E restano in piedi. Ecco, adesso si alza. Leg drop di Undertaker su Stone Cold. Comunque ho notato che i match durano di più, qua in questo sono più WWE 2K15, sono più intensi. A differenza del capitolo passato. Capitolo passato. Sì, il 2. Mamma mia, il che 14. Che poesia in movimento qua. Olografico, ragazzi. Ecco. E dura di più. E forse da adesso ci toccherà fare come esperienza match normale. No. Perché durano troppo. Poi io ci metto tanto a caricare questi video e gli amici a casa sì, non vedono il ritardo. Perché ci escono tutti incontri così. Ma se fai un incontro uno contro uno. Beh, uno contro uno sì, perché l'avevamo provato anche con Bray Wyatt, Blue Dallas. Quello sì. Roll up di John Cena su Rusev. Prima o poi vedremo questo John Cena contro Rusev. Speriamo. È da un po' che lo stanno. A proposito di Rusev, ha vinto il titolo degli Stati Uniti, ragazzi. Ma si può, ma che controsenso è? Uno. Il titolo degli Stati Uniti vince un russo, ma porca. Sì, ma l'ha fatto solo per aumentare il suo livello d'odio verso. Sì, sì. Verso i. Adesso chi sarà il prossimo che verrà a riportare il titolo in casa agli Stati Uniti? Mamma mia, calzone di Rusev. Prossimo che porterà il titolo in casa? Non lo so, forse uno, perché si vocifera che John Cena deve iniziare questa rivalità e ricomincia con la gavetta dal titolo minore. Esatto, sto pensando, no, Cesaro mi cede con una master.
Cesaro Michele, e quindi no. Dicevo John Cena l'eterno torna... secondo, esatto. È primo, e dice, sta, dicevo John Cena torna ai vecchi tempi quando era il vecchio The Marine, esatto, il vecchio Toganame, esatto, che va a puntare al titolo degli Stati Uniti per l'onore della patria, perché no, sappiamo ma quanto che... John Cena sia patriottico. Ma più che John Cena andare contro Rusev, sarà Rusev andare vai... contro John Cena, ah, andare contro cambia John poco Cena. Lo so perché si vocifera che Rusev interferirà. Scusami, ogni tanto. 2 e 3? Eh sì, con una tombstone Undertaker elimina Stone Cold Steve Austin. Quindi Rusev interferirà nel match tra John Cena e Brock Lesnar, che ancora non si sa quando si disputerà, ragazzi. Si pensa a Royal Rumble, ma alcuni dicono addirittura TLC. Ma ancora non si sa. Distata galattica, mi sembrava un delfino, Rusev. Guardalo. Un delfino. Cioè, definire Rusev un delfino. Cioè, è un tricheco più che un delfino. Guarda che. È quello che vuoi, comunque l'Undertaker si è preso 2 testate intanto. Vabbè, ma non da un delfino, dai. Comunque guarda che coppie che abbiamo dentro, ragazzi. Undertaker e John Cena, che rappresentano la storia della federazione, e Rusev e Bray Wyatt che rappresentano invece il futuro ancora imbattuto, perché Rusev spettacolo, ragazzi. Mamma mia, Rusev è un piacere guardarlo, eh. Uno. Sì, Ma Lana non l'abbiamo vista. Lana è un piacere guardarlo. Lana, appunto, che non c'è. Sarà sotto il ring. Sì, a fare cosa sotto il ring? Non lo so. Aspettare. Va bene, lascia perdere. Intanto c'è una sottomissione, ma anche un assistere Big Gale di Bray Wyatt, che tenta lo schienamento 21-1. Toglietevi quel cartello davanti, per piacere. Mamma mia, si salva John Cena. Oh, l'ha tolto. Perché vedere 21-1 non è che mi... Comeback di John Cena. Va un roll up. Mamma mia come lo chiude. Uno. Conta sempre dopo 3 ore. Infatti solo conto di uno. Hai notato? Ho notato che è il gioco nuovo. Ciao a tutti, cari amici di The ABG Game e di WorldOfWrestling.it. Qui è sempre Jake in compagnia di Peppino, per il Jake e Peppino ditelo a noi. Devo purtroppo dire ancora ai ragazzi: non commentate sotto questo video, ma dovete commentare sotto all'ultimo del mese, solo quello dell'ultimo del mese, ragazzi. Abbiamo ricevuto un sacco di commenti ancora nel titolo noi di settimana scorsa, ragazzi. Quindi... no, andatevi a vedere il video che abbiamo fatto che spiega le uscite dei video. Anche perché se continuate a commentare ancora anche adesso, cioè, praticamente... siete svantaggiati, perché qua ci sono solo i primi. Abbiamo detto i primi no, 90 ma... e sì, più aspettate col commento e più avrete meno possibilità. Quindi... sì, ma a parte loro proprio commentano sotto il titolo noi, che proprio non c'entra nulla. Quindi quei commenti lì proprio sono... come si dice? Inutili. Buttati. Sono buttati. Aria al vento commenti. Aria al vento! Sì, ma guarda. Sono, non poetico. Consumate le dita per scrivere. Non consumate le dita per commentare. La tastiera poi si rovina. Consumatevele. Quindi... per qualcos'altro. Esatto. Non per queste... Vabbè. Diamo l'istrazione che l'ultima volta è durato tanto il match. Quindi... è vero. Vabbè, vai. Pesca. Ok. Devi farlo leggere a me il numero. Ah, scusa. Una cosa faccio. Passa l'urna. Alta 29.
29. Fallo vedere, va bene. Ma tanto non si vede perché ho visto che anche l'altra volta... Sì, perché abbiamo una qualità della nostra telecamera che è molto buona. Andiamo a vedere, io 29. Mi permetto di andare a vedere qui... Tanto io lo rimetto sul dentro. Sul computer il numero 29. Che... ce l'ho perso. Io lo rimetto dentro, si vede? Sì. Lo rimetto dentro. 29, eccolo qui. Lo fammelo facciamo, leggere, lo zoomalo. Facciamo leggere a Peppino. Perché non vedo un... Sì, adesso. Eccolo qua. Ah, così lo vedi anche tu, eh? Il nostro... Io lo vedevo già piccolo, poi Andrea Riva. Salutiamo Andrea. Ciao. Grazie per aver commentato sotto il video giusto e non sotto gli altri. Perfetto. E vuole l'Elimination Chamber Match. Bray Wyatt, John Cena, Undertaker, Stone Cold, Rusev. Mamma mia. Arena Elimination Chamber. Ci ha messo dentro un po' di gente, un bel po' di gente. Te li ricordi? Brave, no, lascialo lì, intanto tu vai a... Guarda, facciamo così, tac, ci vediamo un po' e un po' no. Allora, 6 men Elimination Chamber, eccolo qua, normale. Normale, sì. Esatto. E questo qui mi sa che durerà. E vai con Bray Wyatt. Mi sa che durerà un po', eh. John Cena, va bene, anche John Cena andava bene. Lo lasciamo qua, John Cena. Bray Wyatt, sopra. Bray Wyatt, sopra. Eccolo qua. Undertaker. The Undertaker. È la prima volta che lo vediamo, eh. Stone Cold. Nel senso, ah, sì. Stone Cold. Rusev o Rusev, come si dice? No, si dice Rusev. Rusev. che è... non c'è. No, come non c'è? l'abbiamo fatto un altro gioco. R è Rusev. Sì, gli amici casi lo vedono a casi? No, a casa. Devi andare sulla R. Oh, gioco nuovo. Hanno messo già anche i cartelli con la scritta 21 a 1 che prima non c'erano. Beh sì, almeno My Brock ha fatto il suo dovere. Culatta di... Culatta non si dice. Due, si tre. Dice John Cena se ne va, eh. Ancata, non la culatta. Però c'è una cosa fatta rara, col culo. Eh. È una mossa fatta col culo. Esatto. È una cosa rara che John Cena ha perso così velocemente. E vincerà l'Under, mi sa, qui perché. No, perché Rusev lo vedo bene. Intanto per primo è anche Bray Wyatt, eh. Rusev e Bray Wyatt sono i primi due che sono partiti, sì, e sono vero, ancora, eh, dentro. È vero. Però l'Undertaker li sta nientando, però... cosa fa? Si lancia come però un delfino. Vedere... È ancora tutti i delfini, te? Ma un tonno in salamoia. Senta questa sottomissione. Ma il re delle sottomissioni non perde così, eh. No, figurati. No, colui che ha una... Colui che sottomette... Sottomette chiunque... Guarda lì in due, adesso se lo passano un po'... Sì, un'alleanza temporanea tra Undertaker e Rusev. Molto temporanea, perché... Guardiamo, adesso si menano di sicuro. No, ancora... Mamma mia, guardate che qualità! Guarda un... backbreaker, uno spaccaschiena, uno spacca Wyatt, perché si prendono il nome del personaggio, di quello del che viene spaccato. Esatto. Vediamo cosa succede adesso. Undertaker tenta ancora una sottomissione, ma fagliela fare a Russia piuttosto, che è più bravo. No, Russia non c'ha voglia oggi, perché cede. È rimasto Rusev contro The Undertaker. Chokeslam, attenzione, e la prende, Wyatt, attenzione, Undertaker entra per ultimo, 1 2, la bella vita, Undertaker... no, si salva Rusev. Vai Rusev, io tifo per Rusev. No, io no. No, una tombstone in arrivo adesso, basta, è tombstone andato. In arrivo è andato. Ciao Russo, ragazzi, un Undertaker, tornatene da dove sei venuto. 1, la lingua dove? Non la usa. 3. La lingua non ce l'ha, ma è inutile. Ah, esatto. Sembra giusto. È lì. E vince. E non è neanche durato tanto. Dai. È vero, hai ragione. Undertaker devastante comunque, eh. Comunque, ragazzi. Intanto ringraziamo Redbox per i splendidi. Ringraziamo Redbox. Momento, sì. Che ci fa vedere questi splendidi replay. E comunque, ragazzi, tanti che bello criticavano la musica dell'Undertaker. Tanti criticavano e criticano ancora adesso i punteggi dati ai wrestler. Però
sto notando che i match sono più combattuti nonostante questo. John Cena l'abbiamo visto adesso perdere, che nei 2K14 vinceva sempre. Non perdeva mai. Esatto, quindi nonostante i punteggi un po' messi a caso, i match sembrano più belli. Eh sì. Sono più commentabili. Arrapatissimo è questo. Arrapatissimo? No, perché ci ha visto l'Anna? No, ho detto arrapatissimo. Ha tirato lucido come il culo di un bambino. Ma ascolta, col culo del delfino più che altro, visto che ormai abbiamo il culo del delfino, la testa del delfino, perché la testa del delfino è bella lucida. È una testa di delfino. Il culo del delfino. Adesso la prossima volta che dovrò insultare qualcuno gli darò dal testa di delfino. Esatto. Okay. Soprattutto a Seth Rollins. Tonno insuperabile. Vabbè. E intanto usciamo da qui. Undertaker indica come sempre, perché mi raccomando. Il delfino. E comunque stiamo notando, più andiamo avanti, che di cambiamenti non sono stati. Si parlava di delfini. No, i cambiamenti sono un po' pochi. Bene, no. Se...